Beh, ma dov'è che dovresti andare vestito così? Ad un colloquio. Cosa stai facendo? È illegale! Lo so che non è colpa tua, è che oggi è stato troppo per me. Va bene, se lo dici tu. Sì, siamo arrivati. Ah, ok, sì, perché sei? Io ho parcheggiato, ma non... Ok, noi stiamo parcheggiando. È super ingombrante questa cosa. Tutto bene? Sì, tutto bene, come stai? Voi, tutto bene? Tutto benissimo, ciao. Grazie. Ciao, dai, come stai? Ciao, presidente. Vabbè, cosa dico che... Facciamo due... Il ricordo più bello in questo momento che mi viene in mente è la natura, che siamo stati in mezzo alla natura, e poi è stato lavorare con gli attori, lavorare con Giacomo, crescere insieme a delle altre persone. Mi puoi scannerizzare qualcosa? Sì, guarda. Ragazzi, stiamo perdendo tutto in cibo. Dove credi andare per di qua? No, non c'è nulla. Ma non hai nulla di meglio da fare tu? Ma fa un boomerang? Fa un boomerang. È un boomerang, quindi potete fare qualcosa. Ok, via. Uno dei momenti più belli di Fuoristrada sono state le prime riprese. Perché non conoscevo ancora nessuno, non ci conoscevamo io e Riccardo, e quindi era un po' imbarazzante ma anche molto professionale, quindi molto divertente girare. Tutti i giorni di riprese sono stati bellissimi perché succedevano sempre cose nuove, dovevamo sempre affrontare sfide nuove. È stato bellissimo, è stato molto formativo e poi è stato stupendo il rapporto che si è creato con tutte le altre persone con cui abbiamo lavorato. I primi giorni, quando ho fatto il provino per Fuoristrada, e avevo più o meno capito che tipo di personaggio era Luna, ma è stato bellissimo imparare a conoscerla durante le riprese e a vedere quanto in realtà mi assomigliava per certi versi e quanto non mi assomigliava, e quindi tentare di riuscire ad entrare nella sua testa, capire che cosa pensava e a tentare di rappresentarlo, insomma, in qualche modo. Una delle cose più belle che ricordo di Fuoristrada è quando passi dallo scrivere la sceneggiatura a realizzare per davvero le riprese. La parte di scrittura è, secondo me, quella che personalmente forse trovo più interessante, perché penso che ogni cosa, insomma, prima di essere girata ha bisogno di un lavoro precedente di stesura di questa storia, e più si lavora bene in quella fase, meglio diventa poi il risultato finale. Spesso vedendo le riprese di un film magari si pensa che sia tutto quanto girare, e invece c'è tutta una parte prima di cui magari a volte ci si dimentica. La scena che mi è piaciuta di più indubbiamente è quando ci siamo io e Chiara, seduti nel carretto, diciamo, che appunto abbiamo uno scambio di battute molto veloce, e cioè, mi ricordo appunto che avevamo Pietro del Sotto davanti con la telecamera ed era un continuo a muoversi avanti e indietro, e quella è stata la scena che mi è piaciuta di più girare, è stata molto divertente. Collaborare tutti insieme per cercare di ottenere il massimo risultato è sempre, sempre bello. La scena più bella, penso di parlare un'anime per tutti, sia quella nella casa di Manuel, quando appunto i due protagonisti entrano e cominciano a ripercorrere i ricordi di Manuel, diciamo, quello che faceva da piccolo. Poi c'è anche la prima ripresa, mi sa, a Carrello. Sì. Quella, sì, la, sì, sì. Quando... sì, sì.
che appunto sì, io comincio a ispezionare vari oggetti, esatto, e la teca si allontana, carrello, bellissima, molto bello.